Signori, rieccoci in diretta qui dal solito posto, dalla famosa, che però, ripeto, non è l'unico posto che io conosco e lo possono confermare anche diverse persone, tipo anche Emilio Fede che fa il giornalista. È vero, Simone, io ho avuto modo di osservarlo, è un ragazzo d'oro, ma non osservarlo nel senso in quel in quella maniera che pensate voi, ma nel senso che caratterialmente, sì, è un bel ragazzo, quello non ci piove, però quello che a me interessa, visto che io sono maschio, che lui sia una persona bella anche dentro, e difatti ho visto delle radiografie sue ed è bello sia dentro che fuori, e lo possono confermare anche il grandissimo Nunzio Stancampiano, che ci posso fare pure lo scioglilingua. Comunque è veramente così. Il grande Simone l'ho osservato fino a fondo io, ho osservato anche io, non nel senso quello del quale ha detto Emilio, però anche se è così, devo dire che è positivo in tutto, a parte al Covid che ci ha fatto veramente un capo grosso così. Ora di vederlo qua sulla variante, anche se questa è una bella variante, questa variante qua sempre sulle varianti si fissa. Comunque devo dire che è un ragazzo di quelli d'oro, come lo possono confermare anche il grandissimo Valerio Mastandrea. Vale. Comunque sì, è la verità, Nunzio e Emilio hanno veramente ragione, perché a parte è un bravissimo attore, bravissimo a recitare, ma poi ho pure avuto modo di conoscerlo meglio, e dentro, fuori, anche se non sono un radiologo, però riconosco che è un bel ragazzo, un bravo ragazzo, scusate, anche dentro. Bello nel senso bello dentro, a me di quelle cose, io non sono femmina, non mi chiamo Valeria, però quello non me ne importa niente. Vi ringrazio e mi piace moltissimo anche questa variante qua, che ora lui ci si fissa tanto, ora mi fa parlare pure di varianti. Questa è l'unica, pure per me, è l'unica variante esistente. È l'unica variante di quelle delle quali ci si può fidare, le altre varianti non ci si può proprio fidare. Detto questo, guardate qua, traffico in maniera leggera, un traffico di quelli come devono essere. Pure un'autoambulanza, che bello, un'autoambulanza. Misericordia di Montenero. Questo è tutto. Buona giornata a tutti dal vostro amico, dal grande Valerio Mastandrea. Anche se non so se mi è venuto bene, però vabbè, l'importante è mettersi in gioco. Come ho detto nel video precedente e come si dice nell'animazione, mettetevi in gioco e vedrete che non ci farete caso agli sbagli o a cose del genere, a quant'altro.